Let's go bitches! State vedendo un gameplay di Free For All che ho giocato ieri da solo. E questa classe è proprio una classe fatta proprio per il tutti contro tutti, per il Free For All. Quindi vi spiegherò un pochino. Come vedete, sto giocando un SC 2010 su Sovereign. Tra l'altro mi sembra che farò una cam, sì, in questa partita. E farò anche dei bei pezzacci, tra cui un turn on con coltello, cioè, quindi vi invito a vedere tutto il video. Comunque, partiamo subito dalla spiegazione. Questa classe è una classe per giocare proprio in solo. Penso che è anche utilizzabile se si gioca in solo su Dominio Blitz. Anzi, ora penso che la proverò proprio oggi e mi metterò un po' a giocarci. Comunque vi spiegherò la classe. Allora, utilizzo il SA-805 o CZ-805 per chi gioca a Battlefield. Trollololo. Mimetica caustica perché è quella più sgrava, spara proiettili acidi. No, una stronzata, non mi date retta. Comunque utilizzo il silenziatore e il calcio anteriore. Questo perché allora, l'arma è già precisa di suo. Si potrebbe pure evitare di usare il calcio anteriore. Però utilizzando il calcio anteriore, avendo quel 10% di riduzione del rinculo, secondo me è fondamentale con quest'arma silenziata, perché ha delle buone tacche di mire e avere un'altra riduzione del rinculo ancora maggiore è molto più utile. Poi utilizzando il silenziatore, prima di tutto non verrete sgamati quando giocate tutti contro tutti o quando giocate da soli. E seconda cosa, non avrete la fiamma che diciamo vi fa vedere male quando sparate con le tacche di mira. Le tacche di mira sono i mirini metallici, cioè quelli base di default. Nessuna secondaria, nessuna letale, nessuna tattica. Questo perché non ci servono, noi siamo troppo OP, non dobbiamo usarle. Poi abbiamo prontezza, perché quando state in corsa dovete avere l'arma pronta a sparare. Predatore, che vi ho detto è fondamentale sugli AR per fare movimenti destra-sinistra. Silenzio di tomba, state giocando tutti contro tutti, ragazzi, se vi muovete non vi devono sgamare. E concentrazione, perché concentrazione è fondamentale come perk se vi trovate uno scontro a fuoco. E comunque intercettazione è fortissimo, perché utilizzerete prima di tutto tutti i satcom nemici, quindi vedrete i nemici, e seconda cosa voi avrete il satcom vostro, che combinato a quello usato dai nemici potrete avere una sorta di mini visat. Comunque, perché non utilizzo estrazione rapida? Bene, perché penso che in tutti i contenuti bisogna giocare molto di cervello, intelligentemente, quindi non bisogna correre avanti, fare le kill quelle di skill, ma bisogna giocare di posizione e cercare di capire da dove vengono i nemici. Quindi dovete preimmare sempre, quindi dovete mirare, cioè pensate che un nemico arriva da quella porta o che ci sia un nemico da quella porta, voi mirate prima di andarci, ovviamente non correte dentro saltando e sparando come dei pazzi. E per questo che non utilizzo stazione rapida, ma solamente prontezza. Comunque utilizzo il supporto, perché secondo me utilizzare satcom, cassa di munizioni, giubbotti antiproiettili, si diventa un uomo radar. Praticamente dopo 8 kill che fate potete ributtare un satcom, quindi dopo 12 kill in totale avete almeno 2 satcom. Quindi dopo aver preso il primo, non lo tirate, ovviamente aspettate di arrivare vicino al secondo e poi li tirate prima uno. Quando fate il secondo tirate l'altro e avete già 2 satcom attivi vostri. Avete la cassa delle munizioni per munizioni e armi extra, e giubbotti antiproiettili che alla fine quel colpo 2 in più vi fanno spongiare. Quindi ok, stiamo giocando in un gioco dove si muore con 2 colpi, però magari avete più probabilità di sopravvivere. Succede a volte pure a me che vengo one shottato con i giubbotti antiproiettili senza senso, però vabbè, non ci si può fare niente. Comunque questa classe, essendo una classe che le rotazioni delle serie supporto arriva massimo di 8 kill, ogni 8 kill voi avrete quindi tutte e 3 le serie, quindi è abbastanza semplice e veloce da usare, molto immediata. Per il tutti contro tutti è veramente una classe che va una spada, quindi vi invito a provarla prima in tutti contro tutti, ora la userò anche in altre modalità singole. E una cosa che mi piace molto è il fatto che quest'arma ha un alto raggio di fuoco ed è molto precisa, e col silenziatore perde molto poco, cioè perde poco danno, quindi non diciamo non è un problema all'efficienza dell'arma. Non crea tanti problemi usare il silenziatore, anzi siete pure, non vi si vede sul radar, quindi siete molto più silenziosi. In tutti contro tutti questo è fondamentale. Ruota tutto intorno al fatto di non avere estrazione rapida ma intercettazione, quindi sempre questo qui è la motivazione per cui una classe per giocare da soli, perché se giocate insieme a delle persone è inutile utilizzare intercettazione a questo punto, o almeno potete levare comunque dei perk come silenzio di tomba ad esempio, che invece è fondamentale. Comunque questo è tutto il video, penso non ci sia nient'altro da dire, spero vi sia piaciuto il gameplay di sottofondo e vi lascio al prossimo video bitches, quindi let's go!